Ma che mi importa della gente? Mi importa solo di te, Jim. E non è vero, e tu lo sai che non è vero. Non giudicarmi male, cerca di capire. Mi trovavo sola per la prima volta in una grande città. Ero sempre uscita con ragazzi della mia età prima di conoscere Tommy. Lui mi ricoprì di attenzioni, ne fui lusingata. Lo giudicai romantico e affascinante. E credetti di essere innamorata. Sto attraversando un brutto periodo. Devo chiamare assolutamente il mio motivatore personale. Il mio motivatore telefonico, il signor Freacock. Pronto? Signor Freacock? Sono Ricky Farina. Sono molto depresso. Mi sento un fallito. Signor Freacock, non ho più voglia di niente. Non ho più voglia di niente. Aiutami, Freacock. Devo accettare di essere un fallito, signor Freacock, in sostanza. Diventare leader di me stesso, ma Io non voglio essere un leader. Voglio essere una persona normale, felice. Una persona felice. Signor Freacock, non ne posso più di essere triste e infelice. Che cos'è l'infelicità, signor Freacock? L'infelicità? L'infelicità è la differenza tra ciò che abbiamo e ciò che vorremmo avere. Io voglio avere una donna. Voglio avere una donna da scopare. E cosa voglio avere? Non lo so, non sono motivato, non so neanche cosa voglio avere, signor Freacock. Mi sento come se avessi l'anima piena di lana, di pecora. Io non sento più nessun ruggito dentro di me, signor Freacock. Io mi sento pieno di lana di pecora. C'è un tosatore dentro di me, uno che tosa le pecore, signor Freacock. Mi sento male, signor Freacock. Mi sento male. Devi andare nell'imprevisto, devi andare nell'ignoto, uscire, devi uscire dalla zona del comfort, che ti sei creato, eh? Questo è il primo passo, questo è che ti deve dire un motivatore, esci dalla zona del comfort, da questo mondo tua immagine e somiglianza nel quale ti rilassi, nel quale ti svuoti, devi uscire da tutto ciò, hai capito Farina, eh? Signor Freacock, come devo uscire dalla zona del comfort? Io sto così bene qui in casa mia, ci sto tanto bene, io non voglio uscire dalla zona del comfort, non voglio diventare leader di me stesso. Io voglio essere felice qui, nella mia stanza, questo voglio, signor Freacock. Capisce? Perché devo uscire dalla zona del comfort? Da questo mondo, mia immagine e somiglianza che mi sono creato. Perché, signor Freacock? Che sarai sempre un cricetino nella sua gabbia, hai capito? Farina. Cricetino nella sua gabbia. Io vedo attorno a me solo buchi neri, tanti buchi neri. Io sento, signor Freacock, io sento che non ce la faccio veramente più. Lei mi deve insegnare a vivere, signor Freacock. Mi insegna a vivere, Freacock. Freacock. La prego, mi insegna a vivere. Io non so vivere, non ho mai saputo vivere. Non so come cazzo si fa a vivere, signor Freacock. Non ti posso insegnare a vivere. Io ti insegno a vincere, Farina. Tu devi vincere. Io devo? E tu devi iniziare a diventare un mostro sanguinario. Devi divorare gli altri. Farina, un mostro che ha fame, divora. Per vincere tu devi gli altri sono delle merde,
devi considerare il tuo prossimo una merda da schiacciare. Hai capito? Freecock. Ok, ok, signor Freecock. Sì, gli altri sono delle merde, le devo schiacciare. Poi pare che porti anche fortuna, vero? Va bene. Ok, signor Freecock. Grazie. Quanto le devo per questa telefonata? 600 euro? Va bene. Siete delle merde. Merde, tutti. Tutti, senza eccezione, tutti. Siete tutti delle merde, adesso vi schiaccio. Tutti delle merde, tutti delle merde. Siete tutti delle merde. Io devo uscire dalla zona del comfort. Uscire dalla zona del comfort e schiacciarvi tutti. Io vi schiaccerò tutti, bastardi, figli di puttana. Io, per vincere, tu devi diventare un mostro sanguinario.